Incontro a Palazzo di Città tra l'amministrazione comunale di Trani, la capitaneria di porto di Barletta e gli operatori marittimi della balneazione in vista della stagione estiva imminente. Sul tavolo di confronto le innovazioni inserite nella nuova ordinanza balneare regionale, con tutte le specifiche che dovranno seguire le attività turistico-ricreative nel rispetto delle normative del demanio marittimo e del mare territoriale. Abbiamo indicato tutte le modalità operative per richiedere per tempo le autorizzazioni, sanare alcune questioni irrisolte per poi non incorrere durante la stagione in controlli e sanzioni che sarebbero, diciamo, un fallimento soprattutto anche per il Comune e per l'autorità marittima in fase di esecuzione delle concessioni balneari. Massima collaborazione del Comune. Massima collaborazione dell'ufficio tecnico e dell'ufficio demanio. L'ordinanza entrerà in vigore sabato 1 giugno e cesserà al termine della seconda settimana di settembre. In questo periodo, gli operatori marittimi della balneazione potranno operare sulle spiagge pugliesi e di Trani nello specifico. Amministrazione comunale e Capitaneria di Porto hanno illustrato i parametri dell'ordinanza e hanno invitato i rappresentanti di settore a segnalare eventuali criticità a cui ovviare entro la fine di maggio. Ci possono essere delle situazioni che vanno disciplinate a livello locale e quindi questo era oggi è voluto essere un motivo per sentire direttamente gli operatori del settore e capire se alcune attività a livello locale, alcune fattispecie a livello locale possano essere regolamentate e disciplinate già nell'ordinanza balneare.